Signore di questo Dio, il Signore, paura è per Ciao a tutti, mi fa effetto, sembra di essere prima di Natale quando venivo a cena a casa vostra e questa sera facciamo in via eccezionale una a cena col vescovo perché è la festa degli innamorati e allora anche questa sera è domenica, festa degli innamorati, mangiamo un attimo insieme, tanto non si può andare a fare anche voi, non potete andare a fare cena romantica e quindi la farete a casa vostra, la facciamo insieme. Iniziamo accendendo la candela della famiglia e poi ci parliamo un po' insieme. Bene, cari amici, e oggi ovviamente parliamo dell'amore, ma proprio per questo ho messo dei fiori sul tavolo. Sapete che tante volte succede nelle feste, nei banchetti solenni, di vedere un mazzo di fiori. Io ho messo 3 rose per ricordare la festa di oggi. E c'è una cosa da dire quando uno mette i fiori o vede i fiori sul tavolo. È che sul tavolo in genere si mettono le cose che si mangiano. Le mele, il formaggio, l'insalata o le cose che servono per mangiare, le forchette, i coltelli, i piatti, i bicchieri per bere, le cose utili, i fiori. Ma a che servono? È vero, i fiori non si mangiano e dunque ogni tanto quando vedi i fiori sul tavolo dici beh insomma che ci sia un po' di pane, un po' di salame, un po' di gorgonzola e i fiori. Tant'è che a volte qualcuno si siede e dice gava da lì cambarasu, si dice in piemontese, gava lì cambarasu, cioè toglili che ingombrano, se ci sono i fiori non ci sta più la bottiglia, il vassoio. Ecco, i fiori ci danno l'idea di qualcosa di inutile sul tavolo, inutile, dici che ci stanno a fare, sono inutili. Sapete, la nostra società ha proprio un po' diviso le cose inutili e inutili. Valgono le cose utili, che sono quelli che fanno funzionare il sistema, che producono qualcosa, non valgono niente quelle inutili, che di per sé non servono a far funzionare, non producono qualcosa di immediato. E dunque ci sono le cose utili e le cose inutili. I fiori sono tra le cose inutili, si dice. Ma non solo, l'amore è tra le cose inutili. A che serve l'amore? Eh già. Il mondo moderno ogni tanto se lo chiede, a che serve l'amore? Per molti è tempo perso. Dici, ma dover dedicarti a qualcuno, star male per qualcuno, passare del tempo con qualcuno, ma cosa produce, a cosa serve? Con tutte le cose importanti che ci sono da fare. Difatti di amore non si occupa il PIL, ma ci mancherebbe. L'economia, ma ci mancherebbe. La politica. È già interessante. Perché? Perché noi senza accorgercene l'abbiamo quasi rimesso tra le cose inutili. Invece l'amore è più che utile. L'amore non è solo utile, è più che utile. L'amore è vero che non fa funzionare, ma riempie la vita. E questa è la grande differenza. Non fa funzionare, è vero, non fa funzionare, ma riempie la vita. Ricordiamocelo. I fiori sono lì a ricordarvi il vostro amore. L'amore che sembra inutile invece è ciò che riempie l'esistenza. Ed è interessante che nell'amore ci sono delle cose che sembrano un po' come i fiori, un po' inutili come i fiori, sono certi gesti. Ci sono delle cose che uno dice, ma dai, ma... E invece sono più che utili. Pensate, dirsi ogni tanto ti amo. Dici, ma ce lo sai, no? E dimmelo. Sembra inutile, dici, lo sai. E dimmelo. E perché quelle parole fanno bene, scaldano il cuore, riempiono l'anima. Oppure un sorriso certe volte, ma dai, ma lo sai che... Oppure un scusami, dici ma dai, lo sai che ti ho perdonato, dimmelo. Dimmelo, ti perdono, chiedimi scusa. Ma anche raccontarsi. Racconta, come stai?
Dice, ma come sto, solite cose. No. Sapete, ci sono tanti gesti che sembrano inutili, anche qualche sorpresa ogni tanto, un regalino, una telefonata inaspettata. Sembrano cose inutili, riempiono il cuore. E anche i fiori ci ricordano anche un'altra cosa. I fiori sono quella cosa che trasforma un campo in un giardino. Avete presente? Fra un po' sarà primavera. C'è solo il campo, passi dopo una settimana è diventato un giardino perché sono fioriti i fiori. I fiori trasformano il campo in giardino. Che bello, ricordiamoci questo, l'amore fa questo. L'amore trasforma questo mondo in un giardino, perlomeno in pezzi di giardino. Se non ci fosse nessuno che vuol bene a nessuno, questa terra sarebbe un deserto tremendo. I gesti d'amore, i momenti intensi, le relazioni forti trasformano il mondo in un giardino. Che bello, magari qualcuno di voi è 10 anni che sta insieme, 15 anni, 25 anni, 50 anni. Oggi ho incontrato una persona che è 55 anni che sta insieme. Mamma mia. Vuol dire che sono 55, 30, 12, 2 anni che state costruendo un giardino. E vi dobbiamo davvero ringraziare. Senza di voi questo mondo sarebbe un deserto. Senza persone che amano, questo mondo sarebbe un deserto. E per noi, sapete, i fiori ricordano il giardino per eccellenza, il paradiso. Voi sapete che quando ci si ama davvero, dice, questo è un paradiso. Sono momenti di paradiso. Quelli in cui riesce a voler veramente bene a qualcuno e ci ricordano l'esistenza di qualcuno che sicuramente ci vuol bene, colui che sogna il paradiso perché lui è fatto così, lui è incredibilmente capace d'amore. E dunque i fiori sul tavolo ci ricordano tutte queste cose, ci ricordano che l'amore non è inutile. Gli sforzi, le fatiche, le riprese, i sacrifici, il mandar giù ogni tanto certe cose, il tempo dedicato. Non è inutile, più che utile, riempie l'esistenza e anche tanti altri gesti e ci ricordano sempre un Dio che ama e ama così. E sapete, questo ci ricorda anche che quando siamo a tavola, beh, è importante ricordarci tutti i due aspetti, l'utile e il più che utile. L'utile, beh, quando siamo a tavola bisogna mangiare, è chiaro, e quindi stasera mangerò l'insalata, il formaggio. Perché è fondamentale per vivere, questa è una cosa utile, produce vita, produce sangue, eccetera, e quindi io posso vivere domani e dopodomani, ma anche le cose che non sembrano immediatamente utili, come per esempio mangiare insieme, parlarsi, come avevamo detto, in quegli incontri, perché gli umani mangiano insieme? Mangiano insieme perché a ogni boccone, mangiando con un altro, tu dici, anche se non dici niente, tu sei più importante del cibo che mangio, che è importantissimo perché mi fa vivere, ma tu sei ancora importante, tu mi fai vivere di più. Sapete che bello se siete una coppia, stasera ricordatelo, mangiare insieme vuol dire proprio questo. E allora adesso laggiù facevamo un momento di silenzio, questa sera, che è la sera degli innamorati, ci ascoltiamo una canzone. È una canzone che conoscete, è una delle più belle canzoni d'amore. È tutto l'amore che ho di Jovanotti. È una canzone che parte da un'idea bellissima. Dice: io ti amo, ma provo a immaginare cosa farei se ti perdessi in un attimo. È vero, eh? Prova a pensare a tua moglie, tuo marito, tuo compagno, tua compagna, tuo fidanzato. Se scomparisse così per magia, cosa faresti? Beh, faresti pazzia, no? Si dice, ma io farei pazzia per andarti a cercare. Ecco, dice, visto che c'è, fai pazzie per lui, per lei. Bellissima questa canzone. Visto che c'è, non è scomparso, c'è. Beh, fai pazzie. E poi descrive le pazzie che farebbe se davvero perdesse la persona che ama. Dice, innanzitutto, un grande vuoto che mi avrebbe spinto oltre, fino al confine estremo delle mie speranze. Ti avrei cercato come un cavaliere pazzo. Avrei lottato contro il male e le sue istanze. Se scomparissi, farei come i cavalieri che girerei tutto il mondo per cercarti. Senza di te sarebbe stato tutto vano. Come una spada che trafigge un corpo morto. Senza l'amore sarei solo un ciarlatano. Se non amo, chi è sposato, chi non è sposato, chi è fidanzato, chi è compagno, compagna, ma anche chi non è sposato come me, se non ami, sei solo un ciarlatano che parli a vuoto.
ed ecco il ritornello bellissimo. Considerando che l'amore non ha prezzo, sono disposto a tutto per averne un po'. Sono disposto a giocarmi la vita per avere un po' di amore e dare un po' di amore. Ma che meraviglia, una bella canzone della sera di San Valentino. L'ascoltiamo insieme. Sembrano nate per incorniciarti il volto. E se per caso dentro il caos ti avessi perso, avrei avvertito un forte senso di risolto. Un grande vuoto che mi avrebbe spinto oltre, fino al confine estremo delle mie speranze. Ti avrei cercato come un cavaliere pazzo, avrei lottato contro il male e le sue istanze. I labirinti avrei percorso senza un filo, nutrendomi di ciò che il suolo avrebbe offerto. E a ogni confine nuovo io avrei chiesto asilo, avrei rischiato la mia vita in mare aperto. Considerando che l'amore non ha prezzo, sono disposto a tutto per averne un po'. Considerando che l'amore non ha prezzo, lo pagherò offrendo tutto l'amore che ho. Un prigioniero dentro al carcere infinito, mi sentirei se tu non fossi nel mio cuore. Sarei nascosto come molti dietro a un dito, a dar la vinta ai venditori di dolore. E ho visto cose riservate ai sognatori, ed ho bevuto il succo amaro del disprezzo, ed ho commesso tutti gli atti miei più impuri. Considerando che l'amore non ha prezzo, considerando che l'amore non ha prezzo, sono disposto a tutto per averne un po'. Considerando che l'amore non ha prezzo, lo pagherò offrendo tutto l'amore che ho, tutto l'amore che ho. Senza di te sarebbe stato tutto vano, come una spada che trafigge un corpo morto. Senza l'amore sarei solo un ciarlatano, come una barca che non esce mai dal porto. Considerando che l'amore non ha prezzo, sono disposto a tutto per averne un po'. Considerando che l'amore non ha prezzo, lo pagherò offrendo tutto l'amore che ho. Tutto l'amore che ho. Bene, allora anche questa sera concludiamo con un Ave Maria. Abbiamo riflettuto insieme e vogliamo affidare a Maria la vostra coppia. Vi suggerisco, se lo volete, potete come coppia darvi la mano e diciamo insieme, io dico la prima parte, voi la seconda, un Ave Maria, affidando la vostra storia e il vostro futuro. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E invoco su voi, sulla vostra coppia, sulle famiglie, sulla vostra mensa, ma soprattutto sulla vostra storia d'amore, la benedizione di Dio. Dio Onnipotente vi benedica, vi accompagni sempre. Nel nome del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo. Amen. Bene, cari amici, adesso vi lascio in compagnia, se lo desiderate, di Mauro e Mega che faranno il concerto di San Valentino e quindi mentre mangiate potete seguire questo concerto che è fatto anche con dediche, quindi si possono già sono state fatte, ma forse se ne possono ancora aggiungere. Se volete fare una dedica a lui, a lei, lo potete fare. Vi auguro una bella serata, e grazie che mi avete ospitato a casa vostra a cena. Ciao, buona festa. Eccoci qua, buonasera a tutti e benvenuti a questo evento particolare di San Valentino. Avete visto che dalla cucina del Vescovo, grazie alla tecnologia, siamo passati qua, nella nostra casa, qua a Pinerolo, pronti per fare con voi questo momento particolare, in fondo dedicato all'amore, dedicato alle coppie, ma come diceva appunto il nostro Vescovo, dedicato a tutti coloro che amano e penso quindi dedicato a tutti. Innanzitutto salutiamo tutti coloro che sono così, come si dice, dall'altra parte dello schermo, ma in fondo è un modo per stare insieme. Noi abbiamo, come ha fatto il Vescovo, aperto anche noi le porte della nostra casa. Siamo qua in questa nostra stanza che abbiamo attrezzato con luci, microfoni, per fare insieme questo momento dedicato alla musica e con la musica all'amore. Sono stati in tanti quelli che hanno risposto alla richiesta di dediche, quindi abbiamo così gente che dedica al proprio, naturalmente, fidanzato. Fidanzata, marito, moglie, compagno, ma anche figli, nipoti, nonni, wow, un pullulare di amore davvero particolare. E allora siamo prontissime per iniziare, c'è anche Mega che è qua dietro, eccola qua, ve la presento al volo, beh, la conoscete, siamo stati da pochi minuti, eravamo al Duomo di Pinerolo, quindi chi è venuto anche a messa al Duomo ha avuto modo di partecipare anche a questa bellissima celebrazione, sempre presieduta dal nostro Vescovo, ecco perché siamo dovuti scappare al volo per fare appunto questo momento insieme dedicato alla festa di tutti gli innamorati, quindi anche a noi. Ecco. Bene, allora vogliamo iniziare subito. Mega, vai in posizione perché è ora di... Anche noi, come vedete, abbiamo acceso la candela della famiglia, la candela dell'amore questa sera. Ok, allora partiamo subito con la prima dedica. Prima ci tengo ancora a ringraziare naturalmente il nostro, così diciamo, sponsor Patrizio Righiero, Vita Diocesana, che appunto tramite questo canale YouTube stanno trasmettendo questo evento in tutto il mondo, perché comunque virtualmente ci possono seguire da tutto il mondo. Quindi in collegamento interplanetario da Pinerolo partiamo con questo dedicato a, in fondo, a tutti voi. E la prima dedica ci viene da un amico, Ciro. Grande Ciro, ci siamo visti a messa stasera. Ciro che dedica naturalmente alla propria moglie Serena con questa dedica: il nostro è un amore senza fine. Infatti la canzone è proprio Amore senza fine di Pino Daniele. Ma insieme a questa dedica, insieme a Ciro, abbiamo anche Paola, che ha scelto la stessa canzone da dedicare al suo Roberto con la dedica Con tutto l'amore del mio cuore. E allora partiamo al volo con Amore senza fine, questa canzone di Pino Daniele, che viene immediatamente a far partire questo nostro evento dedicato a tutte le coppie, dedicato appunto a San Valentino. Sto per cambiare la camera, siamo pronti, eccoci qua, ci siamo girati, partiamo al volo. Amore senza fine. Se mi guardi con gli occhi dell'amore, non ci lasceremo più. Come
solo te. Se mi cerchi con gli occhi dell'amore, allora sì, mi troverai. Le parole semplici di il sapore di un mattino di primavera. Yeah. E cambieremo il mondo ogni volta che vuoi. E fermeremo il mondo ogni volta che vuoi. Perché non so che dire quando mi guardi così. Non riesco mai a finire un discorso senza errori. Perché mi fai impazzire quando mi guardi così. Mi sembra di capire che voglio solo te in questo mondo. Oh, voglio solo te in questo mondo. When I look into your eyes, I will feel so good, 'cause you make a better day for me. Hey. When I look into your eyes, I will feel so good, 'cause you make a better day for me. E cambieremo il mondo ogni volta che vuoi. E fermeremo il mondo ogni volta che vuoi. Perché non so che dire quando mi guardi così. Non riesco mai a discorso senza errori. Perché mi fai impazzire quando mi guardi così. Amore senza fine, io voglio solo te in questo mondo. Voglio solo te in questo mondo. Se mi cerchi con gli occhi dell'amore, non ci lasceremo. Senza fine, ed era proprio la prima dedica che appunto ricordiamo da Ciro a Serena e da Paola a Roberto. Wow! Allora ci siamo, andiamo subito avanti con le prossime dediche. Abbiamo adesso Silvano che dedica alla moglie Carmen una canzone di qualche anno fa, direi di qualche decennio fa, dello scorso secolo addirittura. Abbiamo però una canzone che è sempre un inno d'amore, e proprio per questo inno d'amore, guardate, metto anche i cuori rossi. Wow, facciamo questi cambi tecnologici, fantastico, abbiamo tutto per rendere ancora più romantico questo momento. Va, un po' di neve. Wow, in questi giorni è venuta pure la neve, ce l'abbiamo pure noi qua virtuale. Sono perché so che Mega mi dice no, poi ho freddo, non riesco a cantare. Bene, allora andiamo con la seconda canzone, si intitola Io che non vivo. Wow, più bella di così, ed è dedicata appunto da Silvano alla moglie Carmen. Io che non vivo. Cambiamo camera e vai. Soli come ogni sera, ma tu sei più triste, addio.
Eccola qua, e torniamo con la telecamera, quella che chiamiamo noi degli annunci. Telecamera degli annunci, perché dopo Silvano, dedicata appunto a Carmen, abbiamo un'altra canzone particolare, addirittura anche in questo caso due dediche. È una canzone di Elisa, davvero molto molto bella, anche fragile. E pensate che la dedica parte da Laura per il marito Gianluca, con queste bellissime parole: la forza della fragilità ci tiene insieme sempre, ti amo. Wow, come direbbe il nostro vescovo, che bello, fantastico. Ma abbiamo anche Mechi che manda come dedica al proprio Giovi, con tanto amore, la stessa canzone, quindi anche fragile. Allora siamo pronti a dedicarla, appunto, da Laura a Gianluca, da Mechi a Giovi, anche fragile. Cambiamo camera e si va! Thank you.
serve a niente di particolare, solo tornare a pensare che tutto bello e speciale non si dice mai, ma voglio impegnarmi sul fare un pezzo di cuore. Io non vivo senza sogni e tu sai che così. Sì, e se poi sono anche fragile. Vieni qui, ma portati gli occhi e il cuore. Io ti porto un gelato che non puoi mangiare. E piangiamo insieme che non piangi mai. Insieme che ridiamo sempre, 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 ma non basta mai. Io non confido, non lo so vedere, sai che non mi piace dargli un limite, un nome alle cose, lo trovi pericoloso e non sai. Questa canzone davvero di Elisa, che ci porta in questo mondo bellissimo, proprio mondo d'amore, mondo fragile, ma che bello pensare appunto che l'amore è dominato da queste fragilità che rendono però ancora più particolare. In fondo, a volte, come diceva la nostra Laura Gianluca, è proprio la fragilità che ci tiene insieme sempre. E allora proseguiamo. Wow, bello questo concerto! Tra l'altro abbiamo scelto, eccola qua, Mega, di cantarvi le canzoni, come si dice, unplugged, cioè senza basi musicali, solo con il pianoforte, proprio per fare in modo che così sia proprio più vero questo invito alle case, alla nostra casa, nel momento in cui siamo qua insieme. Non lo possiamo fare dal vivo, ma lo facciamo virtualmente. Immaginiamo che così siamo tra amici, uno dice, ma io vorrei dedicare questa canzone qua, dai, canta questa, vai così, direttamente dalle case nostre verso le vostre. Proseguiamo. Wow, vedo già qual è la prossima canzone, ed è una canzone anche in questo caso molto molto bella, anche questa del secolo scorso, nel senso che comunque le canzoni d'amore sono evergreen, come si dice, sono eterne. Parlo della canzone che Anna Rita, la nostra mitica Anna Rita, che anche lei stasera era con noi a cantare nella messa del Duomo, Anna Rita vuole dedicare al marito Fabrizio. E con questa dedica per me, Anna Rita,
esiste solo Lui nell'universo. Avete già capito allora che canzone è? Solo tu nell'universo, almeno tu nell'universo, la cantava Mia Martini. Allora la dedichiamo a tutti gli innamorati naturalmente, ma con la dedica speciale di Anna Rita a Fabrizio, per me esisti solo tu nell'universo, tu Fabrizio. Vai, solo tu nell'universo, almeno tu nell'universo, Mia Martini. Cambiamo camera e vai! Diverso
Almeno tu nell'universo, bellissima anche questa canzone, wow! E continuiamo perché immagino che, ok, se siete lì che mangiucchiate, pensate che bello, mangiare intanto, aspetta, fra un po' arriva la mia dedica, ce ne sono ancora parecchie, bellissimo, questo momento dedicato all'amore e dedicato a così, alla festa della musica, non si può fare fuori, non si può fare, come si dice, in presenza, non importa, grazie alla tecnologia siamo insieme lo stesso. E proseguiamo, dopo il nostro almeno tu dell'universo, della nostra Anna Rita al marito Fabrizio, è il momento di una dedica da Elda a Guido. Marito Guido con questa dedica, senti che bello, grazie di esistere. Perché questa canzone che vi proponiamo adesso è stata, pensate, la colonna sonora del matrimonio proprio dei nostri due sposi Elda e Guido. La canzone è di nuovo Elisa, wow, questa Elisa davvero ci sta facendo impazzire, davvero una cantante eccezionale, ho avuto la fortuna, l'onore di conoscerla ed è davvero una grande, come si dice, una grande mamma, una grande anima, una grande compositrice. E allora la canzone appunto dedicata da Elda a Guido è A modo tuo. E allora siamo pronti, la prepariamo al volo, serve un attimino di prova, però cambiamo la telecamera, ci siamo, eccoci qua, a modo tuo, mi metto bene a posto, come vedete tutto dal vivo, questo è il bello di questa serata, il bello di questa serata che vuole proprio essere dedicata a tutti noi. Ci siamo, ecco che mi preparo anch'io, a modo tuo, Mega sei pronta? Sì, e allora ci siamo, andiamo. Sarà difficile diventar grande prima che lo difendi anche tu. Tu che farai tutte quelle domande, io fingerò di saperne di più. Sarà difficile, ma sarà come deve essere. Metterò via i giochi, proverò a crescere. Sarà difficile chiederti scusa per un mondo che è quel che è. Io nel mio piccolo tento qualcosa, ma cambiarlo è difficile. Thank you.
passaggio per me e nel bel mezzo del tuo girotondo non poterti proteggere sarà difficile, ma sarà fin troppo semplice mentre tu ti giri. Bellissima canzone, ricordo, dedicata da Elda al marito Guido, con la bellissima dedica Grazie di esistere. Bene, ma come sapete, qua a Pinerolo questo evento è stato organizzato da tante persone. Ci tenevo prima a ringraziare Patrizio Righero, il direttore di Vita Diocesana, ma dopo ci sarà anche una dedica particolare da parte sua, vero Mega? E anche importantissimo, con noi abbiamo l'ufficio famiglia della Diocesi di Pinerolo, rappresentati da Manuela e Giuseppe, proprio i responsabili dell'ufficio della pastorale familiare. E sono proprio loro che vogliono dedicarci un pensiero questa sera, e allora, come direbbe Mike, buongiorno, a voi la parola, allegria, vai con l'ufficio pastorale familiare. Cosa dobbiamo dire? Siamo qui perché dobbiamo festeggiare San Valentino, no? Non hai preparato il discorso? No, ovviamente no. Beh, possiamo andare a braccio, che ne dici? Vai, colleccoci qua. Siamo Manuele e Giuseppe, responsabile dell'ufficio di pastorale familiare della diocesi di Pinerolo. E siamo qua per fare i grandiosi auguri di un buon San Valentino a tutti gli innamorati di ogni età e di ogni parte del mondo. E in particolare a tutti quelli della Diocesi di Pinerolo che ci stanno ascoltando adesso, che hanno ascoltato poco prima di noi il Vescovo Derio con Mangiamo Cena con Derio, e grazie a Mega e Mauro che rallegrano questa serata con i loro canti che possiamo prenotare scrivendo alla mail come è comparso su Vita Diocesana. Quest'anno non potevamo fare di più. Vi giungano pertanto i nostri auguri, pregheremo per tutte le coppie, per tutti gli innamorati, in particolare per i giovani sposi. Tante coppie hanno deciso di sposarsi quest'anno, è un bel segnale in un anno difficile, in un anno complicato, è un bel segnale che ci sia ancora voglia di sposarsi, di dare un futuro alla famiglia. Per loro e per tutti gli innamorati la nostra preghiera. E il nostro, ancora una volta, buon San Valentino. Da Manuela, Giuseppe e i loro tre splendidi figli, un caloroso augurio di buon San Valentino a tutti gli innamorati della Diocesi di Pinerolo. Bene, grazie mille. Wow, bello questo video partito in questo modo dai grandi. Bella questa idea. Molto bene. Quindi abbiamo anche ci teniamo a ringraziare appunto Manuela e Giuseppe, i responsabili dell'ufficio pastorale familiare qua di Pinerolo. Vedete che Mega si è seduta un momento durante questa pausa, in effetti brevissima, perché qua si continua in diretta a cantare, certo, e ci teniamo proprio a dire questo, che è proprio tutto
in diretta, nel senso che tutto quello che viene fuori nasce, ecco, dal suono del pianoforte e dalla voce appunto di Megan. Andiamo avanti con una canzone, wow, bellissima. Anche in questo caso è la prima che cantiamo in inglese, perché siamo international. Pinerolo goes to meet the world, certo. La canzone è di Ed Sheeran, Perfect. L'hanno scelta in tantissime. Ci sono delle dediche particolari che ci teniamo appunto a fare. Come dicevano i nostri Manuela e Giuseppe, ci sono tante coppie che hanno deciso di sposarsi, appunto, lo stesso, nonostante la pandemia, wow! È una dedica dell'ultima ora e proprio dalla famiglia Brunetto agli sposi Fernanda e Massimo, che si sposeranno a giugno, con tanti auguri di tanta felicità. Poi abbiamo sempre la stessa canzone, Perfect, dedicata da Walter alla moglie Marta. E l'altro giorno abbiamo ricevuto una telefonata da un'amica speciale che vuole fare questa dedica. Danilo, è per te. Sì, proprio te. Allora ascolta bene, perché la tua Lara sta dicendo che da quel 10 febbraio, 5 anni insieme e ogni giorno è qualcosa di più. Te amo, mi vida, anche in spagnolo, per l'uomo più meraviglioso che io, lei, Lara, abbia mai incontrato, con tutto il suo amore, mio amore, tuo amore, sempre quello di Lara. E allora questa canzone, che ha riscosso addirittura 3 dediche, ve la cantiamo al volo, dai, ve la canto un po' anch'io, perché mi piace, se Mega me lo permette, faccio anch'io, va bene Mega, grazie. Un pezzettino di questa strofa meravigliosa, di questa canzone, che è appunto Perfect. Siamo pronti? Vai! I found a love for me, darling, just dive right in and follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never know you thought of someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. But darling, just kiss me slow, your heart is all I own. And in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you sighed, you looked a mess, a whisper darling, you look perfect tonight. Well, I found a man stronger than anyone I knew. He serves my dreams. I hope that someday I'll serve his home. I'm dancing in the dark.
Finale con i violini, eccomi di nuovo qua sulla telecamera delle presentazioni. Perfetto, bellissima questa canzone. Bene, e proseguiamo ancora, intanto mi tolgo un pochino di eco, eccoci qua. Abbiamo una prossima canzone particolare perché coinvolge anche il nostro amico direttore di Vita Diocesana, appunto Patrizio Righiero. Lui cosa ha scelto? Ha scelto una canzone che contenesse naturalmente il nome Vita, Vita Diocesana, e quindi ha scelto i migliori anni della nostra vita diocesana. Bellissimo! E quindi, come augurio da parte del direttore di Vita Diocesana a tutti i lettori, ma e anche soprattutto alla sua carissima, amatissima moglie Cristina, andiamo con la prossima canzone, che è stata anche scelta, pensate, da Lorena, che la vuole dedicare al suo Claudio con questa magnifica dedica. Grazie perché mi hai regalato la favola con la F maiuscola, più bella di come avrei mai immaginato nei miei sogni. E se devi sognare, esagera, bellissima questa cosa. Sogniamo in grande con questa canzone, i migliori anni della nostra vita, dedicata da Lorena a Claudio, da Patrizio a Cristina e a tutti i lettori di Vita Diocesana. Quindi la possiamo intitolare i migliori anni della nostra vita diocesana. Vai! Che ogni giorno sia come una pesca miracolosa, e che bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa, mentre fuori dalla finestra senza un volo soltanto la polvere, c'era di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una sempre. I migliori anni
stare al buio abbracciati e muti, come pugili dopo un incontro, come gli ultimi sopravvissuti. Forse un giorno scopriremo che non ci siamo mai perduti e che tutta quella tristezza in realtà non è mai esistita. I migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita. Della nostra vita, siamo tornati in diretta finalmente dopo questo piccolo problema tecnico. Può succedere anche alla RAI, ogni tanto partono e non hanno il microfono acceso, anche a canale 5 ogni tanto si buia tutto, succede, non volevamo mica non farci mancare nulla e quindi anche il problema tecnico, benissimo, l'importante è risolverlo sperando che adesso tutto tenga e quindi possiamo proseguire con la nostra serata con una canzone particolarissima, una canzone che è stata portata al successo da Andrea Bocelli, che ha cantato con tantissimi cantanti famosi. Sto parlando di The Prayer. Wow, già solo il nome, già solo questo titolo evoca immediatamente una canzone da brivido e ve la dedichiamo naturalmente, oltre che da parte nostra a tutti voi, con due dediche particolari. Abbiamo Mariella, la nostra amica Mariella, che dedica al marito Mauro con tanto amore, e anche Lucy per il marito Giovanni. Ti prego, resta sempre la mia luce. Bellissimo. Una canzone allora bright, come si dice, The Prayer, con questa versione unplugged, solo pianoforte, appunto da Mariella a Mauro e da Lucy a Giovanni. The Prayer. Let it
Questa canzone che ricordiamo era dedicata da Mariella a Mauro e da Lucy a Giovanni. E proseguiamo, abbiamo ancora due canzoni particolari, una dedicata da nonna Eugenia ai due fantastici nipoti Mattia e Francesco, meravigliosi nipoti, fantastici, come li chiama la nonna Eugenia. Dicevamo prima appunto che non solo dediche dal marito alla moglie, moglie marito, fidanzato fidanzata, viceversa, mamma e papà, i nipoti, i nonni, bellissimo. E allora abbiamo questa canzone dedicata da nonna Eugenia, che salutiamo, anche lei canta nel coro, a Mattia e a Francesco. E cosa ha scelto? Nonna moderna, una canzone moderna di Jovanotti. Abbiamo A te che sei. E allora andiamo al volo con la canzone di Jovanotti dedicata da nonna Eugenia a Mattia e a Francesco. Ci siamo? Mega, sei pronta? A te che sei, bellissima questa canzone. Canto un po' anch'io? Che ne dici? Sì, mi piace troppo questa. Ok? A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi ha trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi, con gli occhi bassi
ti stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di miele da offrirti di tutto quello che ho. Prende il mio tempo la magia che con un solo salto ci fa volare dentro l'aria come bollicine. Ah, te che sei semplicemente sei sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo, a te che mi hai insegnato i sogni, l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei semplicemente sei sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei semplicemente mai, e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che mi accoglie quando mi allontano. A te che sei l'unica amica che io posso avere, l'unico amore che vorrei se non ti avessi con me, a te che hai reso la mia vita bella da morire, che riesci a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore, del mio amore grande, a te che ha preso la mia vita e ne ha fatto molto di più, a te che ha dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio grande amore e il mio amore grande, a te che sei semplicemente sei sostanza dei giorni miei, sostanza dei che sei bellissima questa canzone che ci porta davvero in un sacco di atmosfere, tante bellissime parole che ci raccontano scene, raccontano in fondo cose di vita di tutti i giorni, la quotidianità in fondo, forse così riuscire a trovare le piccole felicità nella quotidianità penso sia una delle cose più belle che ci possa succedere. Bene, stiamo concludendo, è l'ultima canzone appunto in programma e meno male che siamo riusciti appunto a risolvere questi problemi. Ecco qua, vedo scritto ok, siamo stato, abbiamo interrotto la diretta, ok, adesso è ripartita, meno male. Tra i vari commenti, può succedere, ce ne scusiamo con tutti gli spettatori, naturalmente sapete queste cose non sono né previste naturalmente né volute, ma quando capitano bisogna avere la forza di reagire, ed è proprio l'ultima canzone che in fondo è un po' quella che vuole così raccogliere tutto quello che è stato finora questo nostro evento, una canzone magnifica, bellissima, Vivo per lei. Wow, può essere dedicata in questo caso alla musica, ma può essere dedicata a una lei o anche a un lui, può essere dedicato a un figlio, una figlia, un nonno, un nipote. Davvero bella come dedica speciale è stata scelta dal nostro amico Franco per la moglie Rosanna, e pensate, dalla moglie Rosanna
per il marito Franco. Hanno scritto due email separati pensando di farsi magari una sorpresa reciproca. No! Ve la siete fatta in fondo ancora più grande, perché significa che vi conoscete bene, che avete le stesse idee, le stesse canzoni e lo stesso amore l'uno per l'altra e anche per la musica. E allora questa Vivo per lei conclude la nostra serata in compagnia appunto di Mega, mia e di tutti voi dalle vostre case. Vivo per lei, per Franco a Rosanna, per Rosanna a Franco e in fondo per tutti noi, tutti voi che viviamo per una lei o un lui, chiunque sia, qualunque cosa sia. Vivo per lei. Per lei perché oramai io non ho altra via di uscita.
per lei, wow, ed era questa canzone che voleva, ecco qua, Mega, che voleva naturalmente essere un pochino l'ultima, è quella che in fondo raccoglie tutto quello che ci siamo detti, ci siamo scambiati e augurati questa sera. Bene, direi che ci siamo, io ringrazio tutti, chiedo scusa, non ho avuto il tempo e la possibilità di vedere tutti quanti i vari commenti che ci sono stati, però naturalmente potrete riascoltare questa serata collegandovi naturalmente sul canale di Vita Diocesana, canale YouTube, e quindi continuiamo a seguirci, continuiamo a stare insieme, perché è molto bello sentirsi una famiglia, sentirsi tutti quanti attorno alla stessa passione, in questo caso la passione per la musica, dedicata questa sera con la serata di San Valentino all'amore. Bene, io ringrazio tutti coloro che hanno aiutato a formare, a presentare, a preparare questa serata, naturalmente eccola qua, la mia Vivo per lei, la mia Mega, bravissima Mega, guarda ti metto anche un po' di neve, giusto per te, così almeno ci stringiamo questa sera, adesso mangiamo finalmente anche noi, con la candela della famiglia, come appunto suggerisce il nostro vescovo, basta Mega, sì, basta neve, eccola qua, la togliamo, bello questa cosa che sembra appunto che sia stata fatta, cancellata così con questa mano. Ringraziamo allora il nostro vescovo Derio per aver lanciato dopo a cena di San Valentino con Derio, con il vescovo, questo nostro evento, il nostro Patrizio Righiero di Vita Diocesana, i migliori anni della nostra vita diocesana, naturalmente Manuela Giuseppe, responsabile dell'ufficio pastorale familiari, e tutti voi che avete partecipato con le nostre e con le vostre dediche. Vi ringraziamo davvero tanto, vi aspettiamo dal vivo, prima o poi vedrete che succederà, perché questa pandemia, è vero, ci sta mettendo a dura prova, ma possiamo farcela, possiamo vincerla, possiamo tornare ad essere perlomeno normali, e in fondo nella normalità troveremo delle cose magnifiche, ancora più belle. Sarà bello essere normali in modo speciale. Ciao a tutti, un grande saluto da Mega, da Mauro, vi lascio con la sigla, alla prossima, ciao!